Batman! Ancora! Perderai molto facile! Ti riduco in brandelli! Sbattetelo a terra! Sbattetelo a terra e camminate in faccia! Credo di sì. Primo nastro di valutazione del paziente. Nome Victor Zanz. Dichiarato malato mentale in seguito all'omicidio di almeno 20 donne nell'area di Gotham. Salve Victor, sono la dottoressa Cassidy. Dal momento che è la nostra prima sessione, cerchiamo di conoscerci meglio. Non ho bisogno di conoscerla, signorina. È tutto privo di senso. Non lo trovo un atteggiamento un po' negativo, Victor? Sicuramente ha letto la mia storia. Sì, sì, è vero. So che proviene da una famiglia benestante, che i suoi genitori sono morti e che ha perso tutti i soldi al gioco. Niente di tutto questo ha importanza. Perché continua a dire così, Victor? Perché l'unica cosa che conta è la tacca. Ha visto i miei capolavori, signorina? Si riferisce alle tacche che ha sul... Certo che mi riferisco a loro. C'è spazio anche per la sua. Vuole vedere dove? Forse quando mi ha sparato. Meglio. Hai fame? Muoio. È qui! Avrei potuto renderlo più facile da trovare solo appiccicandolo al tettuccio della tua autovettura, talmente pomposa da essere grottesca. Thank you.
Non mi interessano molto i fiori, Ivy. Stanno male! Chiedono aiuto! Resta dove sei. Ci manca solo che ti liberi anche tu. Poveri piccoli. Io vi salverò. Pagheranno tutti. Le mie bambine. Sono qua sopra! Per favore, qualcuno mi aiuti! Aiuto! Devi farmi uscire da questa cella. Sono io, Cage. Ho da fare lì fuori. Posso aiutarti? Stai andando. Sono qua sopra! Aiuto! Per favore, qualcuno mi aiuti! Sono qua sopra! Aiutarmi. Ivy, ragazzi, che brutta cera. Posso procurarti uno shampoo? Le piante, non le senti? Il loro lamento mi mette l'angoscia. Sì, peccato. Ciao. Per favore, fammi uscire. Moriranno senza di me. Non so, Rosa, non sei sulla lista degli invitati del signor Joker? Beh, ti prego. E che cavolo, hai diritto a una pausa? Mi sento molto meglio. È una brava ragazza. Potrei stare a guardare quelle femmine per tutto il giorno. Che sommossa! E a proposito di rivolte, eccovi un assaggio di disordine civile che ho cucinato per voi. Mi liberi! Ha preso il controllo degli override e delle sicurezze. Ho il generatore di sequenza, ma senza il terminale del mio ufficio è inutile. Il suo terminale è stato distrutto. Mi dia il sequenziatore. Cosa? Oh, sì, certo. È inutile. Con metacodice non entra da nessuna parte. Siamo bloccati qui dentro. C'è sempre il modo di uscire. Sempre. Lei stia qui. Chiuda il cancello quando me ne sarò andato. Buona idea. Un uomo della mia levatura non può cadere nelle loro mani, giusto? E così ha scoperto la mia vera faccia. Per favore, mantenga il segreto.
Batman, ho sempre pensato che fra noi due sarebbe scoppiata la scintilla. Bene, eccola! Lo so, sei scioccato. Vieni a prendermi, Batman, se ci riesci. Non prendete una pistola e sparate a quello stupido pipistrello. Ti faccio a pezzi. Ehi, Batman, facci piano per te, ragazzi. Tutto bene là sotto? Oh, chissà che male. Un consiglio? State alla larga dai suoi pugni. Non è giusto, Batman! Ehi, Batman, facci piano con i miei ragazzi! Ti apro un buco nel petto! Oh, chissà che male! Un consiglio? Stai alla larga dai suoi pugni! È stato davvero così facile? Con me sarà un po' più complicato. Quinto nastro di valutazione del paziente. Victor non risponde bene al trattamento. Victor, ieri abbiamo parlato delle persone che ha ucciso. Oh, gli zombie. Sono persone, Victor. Sono zombie che si trascinano a fatica nella loro monotonia quotidiana in attesa che qualcuno arrivi a liberarli. Vuole dire ucciderli. I rapporti della polizia dicono che ha ammazzato o liberato, se preferisce, 20 giovani donne negli ultimi 3 mesi. Tutte avevano un buco nella gola ed erano... in posa. Sono fortunate a essere state prescelte per il mio dono. Dubito che sarebbero d'accordo con lei. Dice? E lei, signorina Cassidy? Lei che tutte le sere prende l'ascensore, apre la serratura 6 mandate dell'appartamento 433 e si accorge di aver dimenticato ancora di comprare il cibo per i gatti. Un'altra volta. Come fa a saperlo? Lei che siede sempre sulla sua poltrona rossa con il gatto in grembo, in attesa che succeda qualcosa. Io posso fare in modo che succeda, Sara. Io sono la sua salvezza. Sistema di pacificazione paziente disattivato. Thank you.
vedere! Il Cavaliere Oscuro in persona! Come va la vita, Batman? Ho un problemino. Le vedi quelle due guardie là? Lo so, è terribile. Come farai a salvarle? Non è giusto, hai varato, Batman! È ora di aumentare la pressione. 2 minuti allo scadere del tempo. Presto, fammi scendere prima che torni la luce. Fuori uno, ma ce n'è un altro! Una ragazza potrebbe divertirsi per ore con quello. Guarda una mossa! Wow, hai fatto il tempo! Peccato! Quel cancello di sicurezza subito! Presto, esci! Muoviti! Esci da qui, subito! Oh, temevo che là dentro saremmo morti. Adesso siete al sicuro. Vuoi seguire quella strega? L'ho vista che usciva dalla porta mentre noi uscivamo dalla stanza. Non riuscirà a scappare. Fermerò lei e il suo fidanzato. Bene. Senti, io provo a riattivare l'impianto di ventilazione. Se la trovi, non essere troppo dolce con lei. Fallo per me. L'hai visto prima? Che cos'è quella cosa che ha usato? Non ne ho idea. Ci ha salvato la vita, mi basta sapere questo. 38esimo nastro di valutazione del paziente, nome Victor Zaz. Per informazione, il paziente è stato tolto alla dottoressa Cassidy, che sta per andarsene in seguito all'incidente della scorsa settimana. Salve, Victor. Prego, si accomodi. Guardie, potete uscire. Mi spiace, dottore. Ordini del direttore. Non può restare da sola con lui. Capisco. Salve, Victor. Come si sente oggi? Victor, non posso aiutarla se non parla. Depresso! Questo aiuta. Riesce a entrarmi nella mente, dottore? Perché depresso? Continuo a pensare a colei che se ne va. Quella che avevo scelto. Mi serviva la sua tacca. Voglio la sua tacca!
convinte, ma le reazioni alle cure mediche sono scarse. Salve, Victor. Vorresti parlare di qualcosa in particolare? Tagliare, tagliare, tagliare. Così non andiamo da nessuna parte. Guardie, portatele. Hai sentito? Alzati! Non hai sentito? Ha un coltello! Voglio un'iniezione! Voglio un'iniezione! Oddio! Ce l'ha con Bill! Lo sta tagliando! Allontanalo! Allontanalo! Ci serve aiuto! Guadagnando il mio rispetto, Cavaliere Oscuro. Se continui così, ti permetto di aiutarmi a cercare i calzini. Ah, eccolo che arriva, signor Joker. Perfetto, lo lascio tutto a te, cara. Prendetelo! Cavolo! Pipistrello!
mani dalla merce! La lista della festa! Zitta. Perché lo smile vicino ad alcuni nomi? Sei tu il detective, dimmelo tu! Entra! Non troverai il signor Joker! È nel laboratorio segreto nei giardini! E... sì, lo so. Cavolo, mi libererà lui! Vedrai! Sì, vedrai. Non è giusto, non è giusto! Ora qui ho finito. Harley è sotto controllo e le ho scansionato le impronte digitali. Adesso puoi cercare il laboratorio segreto nei giardini. Sì, Harley è stata praticamente dappertutto. Meglio impostare lo scanner in modo che mostri solo le impronte con tracce di clorofilla. Attento, ho reindirizzato un satellite delle industrie Wayne per visualizzare le immagini termiche dell'isola. I giardini sembrano incandescenti. Sta succedendo qualcosa da quelle parti. Sai come si legge una mappa, vero, detective? Victor è in isolamento da quando ha aggredito la guardia la settimana scorsa. Mentre aspetto che me lo portino, ho il tempo di rileggere gli appunti. Sono sempre più convinta che non possa essere curato. Non mostra empatia per le vittime. Sotto sotto sono convinta che ci veda tutti come prede potenziali. Dottoressa, tutto bene? Che cosa succede? Zazza è sparito, è scappato dall'isolamento, se n'è andato. Oddio! Non si preoccupi, dottoressa, lei è al sicuro. Deve aver lasciato l'isola. Certo, ma qualcuno deve avvisare le autorità, potrebbe uccidere di nuovo. Avete capito? Fondamentale. Oh no, è andato a cercare la dottoressa Cassidy. Pronto? Sara Grace, sta a sentire. Oh, santo cielo. Aspetta, c'è qualcuno alla porta. Sara, non aprire la porta. Mi hai sentita? Non aprire la porta. E Zod è scappato. Pipistrello è caduto nella mia trappola! Tornai al lavoro, ma non riuscivo a scrollarmi di dosso quell'immagine. Avrei dovuto provare repulsione, ma era più forte la voglia di capire qual era il motivo che spingeva una persona ad arrivare a quel punto. Colui che non riesce a risolvere tre quarti dei miei indovinelli? Un Batman? Cosa? Come hai fatto a uscire di lì?
Se lo vuoi sapere, io punto al 10. Basta che aggiunga un altro paio di inglesi e avrò il mio esercito. Siamo alla baia di Gotham con il nostro reporter, Jack Ryder. Jack, vediamo che tutti gli accessi all'isola sono stati chiusi. La polizia e le truppe di Stato presidiano i punti di controllo. Esatto. Arkham è stata isolata dalla terraferma. Non entra e non esce nessuno. Pare che le voci che davano Batman sull'isola siano Grazie Jack, ci risentiamo per gli aggiornamenti. Come ha detto Jack, non si sa ancora nulla per certo, ma sembra che Batman sia rimasto vittima durante il tentativo di evasione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti. E ora riprende la programmazione regolare.